Luca Clemenza, ovvero l'attaccante dei gol quasi impossibili, insomma anche col Pontedera hai segnato un gran gol. No, sono contento, dai, è venuto fuori un bel gol, però come ho già detto dopo la partita, ancora sono un po' nervoso per il pareggio che abbiamo portato a casa perché volevamo e dovevamo portare a casa i 3 punti. 6 reti fino ad oggi con la maglia del Pescara, sei soddisfatto? Pensavi a qualche gol in più oppure no? Ma sono... no, non sono ancora soddisfatto perché comunque sia sono sì contento delle 6 reti, però voglio aumentare sempre di più il bottino, ma sicuramente voglio fare sempre più gol pesanti per la squadra. Gol pesanti, insomma l'augurio dei tifosi che possa arrivare qualche gol importante domenica a Lucca, al Porta Elisa. Esattamente, prima di tutto a partire da Lucca questa domenica e poi tutte le altre partite che mancano da qui alla fine per affrontare al meglio i playoff. Il match d'andata ha detto che probabilmente anche domenica in Toscana ci sarà da lottare contro una squadra molto pugnace, una squadra che bada soprattutto al sodo e che nel match dell'Adriatico vi ha creato anche dei problemi. Sì, sappiamo che da qui alla fine sono tutte partite veramente difficili perché il campionato è verso la fine, quindi c'è chi lotta per salvare la categoria, c'è chi lotta per arrivare un posto ai playoff, quindi a discapito che sia la Lucchese o qualsiasi altra squadra, sono tutte partite veramente difficili. È d'obbligo pensare e puntare al terzo posto, non sarà semplice, però la matematica, i numeri dicono che Pescara può farcela. Assolutamente sì, poi sappiamo che abbiamo la consapevolezza che siamo una squadra forte e che il nostro cammino comunque sia abbastanza positivo e quindi puntare al terzo posto penso che sia la minima cosa. All'andata, tornando alla gara con la Lucchese, ci fu quella rissa nel finale, insomma l'augurio che possa essere rientrato tutto già dal 91esimo di quella partita. Sì, assolutamente, vabbè, quelli sono episodi che non fanno bene al calcio, però noi comunque sì andiamo lì per affrontare la Lucchese come qualsiasi altra squadra per provare veramente a portare a casa i 3 punti.